Una ricerca della NASA rivela che gli anelli di Saturno stanno scomparendo a un ritmo estremamente veloce. Questo e molto altro su Cosmos. 3, 2, 1, 0, all engine running. Saturno è sicuramente il pianeta più affascinante del Sistema Solare, proprio grazie ai suoi caratteristici anelli che lo circondano. Uno studio però dimostra che stanno effettivamente scomparendo. Gli anelli di Saturno consistono principalmente di ghiacci d'acqua, che variano in dimensioni da polvere microscopica a grandi masse di qualche metro. Una ricerca ha scoperto che gli anelli stanno defluendo verso il pianeta come una pioggia di particelle di ghiaccio. Questi detriti orbitano intorno a Saturno in una posizione di equilibrio tra due forze contrapposte, cioè la forza di attrazione gravitazionale del pianeta, che tende ad attrarli a sé, e la forza centrifuga, che invece tende a farli allontanare. La luce ultravioletta proveniente dal Sole carica elettricamente la polvere di acqua ghiacciata, che viene quindi influenzata dal campo magnetico di Saturno. Manca così l'equilibrio tra le due forze, e quindi la polvere viene trascinata nell'atmosfera del pianeta dalla gravità. Si stima che questa pioggia di anelli scarichi una quantità di acqua che potrebbe riempire una piscina olimpionica ogni mezz'ora. Questo materiale piove sul pianeta e inizia a disintegrarsi, permettendogli di reagire chimicamente con la parte elettricamente carica dell'atmosfera superiore di Saturno, la ionosfera. Ciò è stato osservato usando strumenti collegati al telescopio Keck alle Hawaii. Il tasso di scomparsa degli anelli ha permesso agli scienziati di dedurre che essi si sono formati meno di 100 milioni di anni fa. Probabilmente si sarebbero formati dalla collisione di piccole lune ghiacciate, le cui orbite sono state modificate dal passaggio di qualche oggetto, come un asteroide o una cometa. Ciò significa che il pianeta non è nato con i suoi anelli, poiché ha più di 4 miliardi di anni. Gli scienziati della NASA sono in grado di stimare dalle osservazioni fatte dalle missioni Voyager 1 e 2 e dalla sonda Cassini che gli anelli spariranno tra 100 milioni di anni, un tempo davvero breve considerando l'età di Saturno. Gli anelli sono alimentati anche dal materiale espulso da una luna di Saturno, Encelado. Infatti la sonda Cassini ha osservato giganteschi geyser emettere acqua nello spazio, che poi va ad unirsi agli anelli. Si ritiene che i geyser della Luna derivino da un oceano d'acqua subsuperficiale, e per questo motivo Encelado è uno dei luoghi più promettenti del Sistema Solare nella ricerca di vita extraterrestre. Siamo fortunati ad essere qui ad osservare il sistema di anelli di Saturno, che sembra essere a metà della sua esistenza. Tuttavia, se gli anelli sono un fenomeno temporaneo, forse ci siamo persi il sistema di anelli attorno a Giove, Urano e Nettuno. Se volete vedere altri video, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Per ora, grazie per aver seguito.